Morta in un incendio d'amore, al Museo Diocesano è stata inaugurata la mostra dedicata alla Beata Maria Maddalena Martinengo. L'esposizione, curata da Angelo Loda, vuol far conoscere un dipinto eseguito nel Settecento dal bresciano Antonio Zanucchi, poi dimenticato. Il dipinto, ritrovato quasi per caso e restaurato dal proprietario, raffigura la Beata Maria Maddalena Martinengo, clarissa cappuccina bresciana, dotata di doni mistici e autrice di opere importanti, che aiutano a capire la devozione italiana dell'epoca. La mostra è nata un po' per caso dal ritrovamento presso un amico restauratore di un dipinto che raffigura l'allora neanche venerabile solo Maria Maddalena Martinengo da Barco, eseguito da questo pittore poco noto che si chiama Antonio Zanucchi, che lo firma sul retro, poco dopo che la Martinengo muore. Era nata come una piccola esposizione di un quadro e poi col tempo abbiamo cercato di renderla un progetto un pochettino più definito e ci siamo accorti che effettivamente non solo la figura di questa beata ma un po' tutto della spiritualità mistica del Settecento bresciano è poco noto, e quindi abbiamo fatto una ricerca su tutti i materiali che si potevano portare in mostra e abbiamo allestito una piccola esposizione con 5 quadri. Quasi tutta la produzione libraria settecentesca e moderna legata al culto di questa santa, e una stampa molto rara che ci hanno prestato proprio le clarisse cappuccine, che raffigura un momento miracoloso di una comunione mistica che ha avuto la Beata Martinengo nel 1731. Aperta fino al 25 luglio, l'esposizione permette da un lato di accostare l'iconografia riguardante la Beata Bresciana, dall'altro di far conoscere ai visitatori, attraverso l'arte, una figura non certo facile della storia religiosa bresciana. Beh, è una figura affascinante più che altro per quanto riguarda la sua produzione letteraria, che è forse l'aspetto che è stato fin qui molto studiato. Nel 2006 sono stati editati tutti gli scritti della Beata Martinengo, che costituiscono ancora oggi una delle espressioni letterarie probabilmente più importanti di tutta la mistica barocca italiana. È una figura molto interessante da questo punto di vista. Negli ultimi 30 anni della sua vita, da quando entra come monaca nel convento di Santa Maria della Neve, delle Cappuccine a Brescia, quello che era in Via Battaglie, la Beata Martinengo incomincia a scrivere una propria autobiografia, varie massime, ricordi sparsi su istanza dei propri confessori. È una sorta di vera e propria scrittura, testimonianza di una vita molto complessa, molto agitata, molto tormentata, che ha portato questa figura a una automortificazione di sé veramente esasperata, difficile magari da accettare per il nostro tempo contemporaneo, ma che all'inizio del Settecento a Brescia, in un periodo fra l'altro molto ricco di fermenti religiosi, dal giansenismo al quietismo, l'ha resa una figura carismatica molto riconosciuta anche proprio dai contemporanei stessi. Negli spazi del Museo Diocesano prosegue fino al 17 luglio anche la mostra temporanea Il volto dell'angelo, dedicata alle sculture di Daniele Boi, Agostino Ghilardi, Anna Ghilardi e Franco Faglia.